Dunque iniziamo con la prima metà della dimostrazione. Kelvin implica Clausius. Per assurdo immaginiamo che, malgrado Kelvin sia vero, Clausius sia falso. Quindi vuol dire che stiamo immaginando che esista una macchina anti-Clausius, c'è un frigorifero capace di prelevare una certa quantità di calore, per esempio 60 joule, da una sorgente fredda e trasferirla integralmente alla sorgente calda 60 joule senza ricevere energia dall'esterno per funzionare, quindi un passaggio di calore spontaneo dal freddo al caldo. Allora utilizziamo questa macchina anti-Clausius per farla lavorare in combinazione con una macchina di Kelvin che rispetta l'ipotesi, rispetta il principio di Kelvin, e quindi immaginiamo sia un motore termico con rendimento del 40%, il solito motore che preleva 100 joule di calore dalla sorgente calda, 40 ne converte il lavoro meccanico utile e 60 il resto, 60 joule, li scarica come calore alla sorgente fredda. Allora, lavorando insieme in combinazione, queste due macchine ne realizzano una sola, è come se fosse un'unica macchina che chiamiamo anti-Clausius più Kelvin. Analizziamo gli scambi di calore di quest'unica macchina combinata, scambi di calore con le sorgenti esterne. Dalla sorgente calda preleva 100, restituisce 60 joule, quindi preleva nettamente 40. Poi alla sorgente fredda scarica 60, ma ne preleva di nuovo 60 joule, quindi con la sorgente fredda non ha scambi netti di calore. E questi 40 joule di fatto li ha tutti quanti convertiti in lavoro meccanico utile. Quindi abbiamo ottenuto una macchina che nega l'ipotesi, nega il principio di secondo Kelvin, perché è una macchina che converte integralmente in lavoro meccanico tutto il calore assorbito da un'unica sorgente calda. Perciò la macchina che abbiamo ottenuto noi, l'anti-Clausius più Kelvin, è di fatto una macchina anti-Kelvin contro l'ipotesi. Siccome abbiamo trovato la negazione dell'ipotesi, che è un'assurdità, allora vuol dire che era sbagliato negare la tesi, era sbagliato negare il principio di Clausius, e perciò il principio, l'enunciato di Kelvin implica necessariamente la validità dell'enunciato di Clausius.